Ciao a tutti ragazzi, può capitare che le cipolle che conserviamo in frigorifero germoglino. Invece di buttarle, vi spiego come utilizzarle per ricavare 2-3 cipollotti. Per la coltivazione della cipolla va benissimo un vaso di diametro di 16 cm. Possiamo ad esempio riutilizzare lo stesso vaso della pianta di basilico acquistata al supermercato, oppure un barattolo di yogurt da 500 grammi. L'importante è che sia un minimo largo e un minimo profondo. Scelto il vaso, riempiamolo di terriccio universale. Va benissimo anche il terriccio della pianta di basilico se riuscite a pulirlo un po' e a recuperarlo. Una volta riempito il vaso, interriamo la nostra cipolla lasciandola per metà sotto il terreno e per metà fuori. Annaffiamo leggermente in modo da compattare il terriccio utilizzando uno spruzzino. Dopodiché posizioniamo il vaso in una zona luminosa e aspettiamo che i cipollotti crescano. Quando la cipolla sarà cresciuta, basterà semplicemente raccoglierla, sfogliarla fino a raggiungere i cipollotti e per questo vi lascio un video che avevo fatto sulle cipolle in vaso dove vi spiego il procedimento. Per questo video è tutto, se il video ti è piaciuto lascia un like, se non sei ancora iscritto iscriviti attivando la campanella, se a qualcuno può interessare questo video condividiglielo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!